procediamo all'appello della seduta odierna giovedì 6 ottobre 2016 che dovrebbe iniziare alle 14.30. Cominciamo. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. 18 presenti, la seduta è aperta. Sì. Allora, nominiamo i tre scrutatori, i due della maggioranza, e oggi saranno il consigliere Gunnella e la consigliera Ariano. Scrutatore per l'opposizione sarà il consigliere Carlone. Passiamo quindi all'ordine del giorno. All'ordine dei lavori oggi sono iscritte due risoluzioni e la prima proposta di risoluzione è quella avente a oggetto la solidarietà ai comuni terremotati del centro Italia, che è stata presentata dal gruppo PD. La parola al gruppo PD per illustrare la risoluzione e argomentarla. Non ce l'ho nella della risoluzione. Dunque, questa è. Grazie Presidente. Grazie consiglieri, e abbiamo già avuto modo di affrontare il discorso in commissione e quindi volevamo assolutamente porre all'attenzione dell'Aula un momento così difficile e drammatico per il nostro Paese, che è altamente sismico e naturalmente richiede un'attenzione particolare soprattutto nei confronti della popolazione dei terremotati. Insomma, c'è una situazione drammatica in tutto il centro Italia. Questa non è una risoluzione che vuole porre del tecnicismo, ma vorrebbe evidenziare quanto già fatto in altri comuni, in primis quello di poter stanziare l'1%, l'1,1 se non sbaglio, a favore del Lancio per favorire iniziative tese alla, come dire, a garantire quelle esercitazioni, a favorire l'iniziativa verso la prevenzione che tanto manca. Come nelle scuole si fanno i piani di evacuazione, anche preparare la popolazione rispetto a un territorio così sismico è importante. Proprio per questo noi abbiamo accolto l'iniziativa che i comuni della Toscana hanno effettuato e naturalmente abbiamo posto all'attenzione della Commissione questa risoluzione, che infine nel risolve dà anche questa ulteriore impegno, quello di devolvere il nostro gettone a favore della popolazione terremotate. C'è un IBAN costituito, è vero che c'è una protezione civile a livello comunale che garantisce e impegna
un gran numero di personale per questi eventi sismici, però non basta, quindi io ringrazio la consigliera che ha fatto un obiettivo fondamentale in questo momento drammatico, passando giornate intere nel territorio di Amatrice e cogliendo bene l'opportunità della prevenzione. Che cosa vuol dire prevenzione? Vuol dire poter avere una carta del rischio, vuol dire fare tutte quelle iniziative che mettono in grande evidenza la possibilità di prevenire. Il terremoto di per sé non è un evento che fa male. In Giappone ci sono tanti eventi sismici, il problema è i danni che esso procura, quindi mettere in sicurezza il patrimonio che abbiamo è una sensibilità che tutti dovremmo avere, e sicuramente non c'è colore politico rispetto al tema che abbiamo trattato in commissione. Con stupore ho visto che Tukur, la Presidente, tutti i componenti della commissione si sono guardati bene dall'approvare un atto del genere, ma io ad occhi chiusi, quando si tratta di situazioni in cui molti cittadini hanno perso la vita sotto le macerie, io ho fatto una lunga ricerca che mi riservo poi magari nelle controdeduzioni finali di citare, perché vorrei sentire naturalmente se questa risoluzione troverà oggi in quest'Aula suprema dedicata a grandi della terra possa avere la sensibilità di approvarla, perché diversamente dovrò citare notizie e mi prenderò i 5 minuti finali per replicare a eventuali distorsioni che ne fanno trappole per sciocchi, e io non vorrei che quest'Aula fosse tale, perché chiunque si avventura a fare politica non deve restare nel limbo dell'incertezza. Ci sono atti che vanno approvati, ci sono atti che vanno discussi e amaramente, come dire, respinti, però ne capisco l'ordine politico, ma su questa risoluzione onestamente in commissione mi è sembrato al di poco strano citare il valore dell'accelerazione del piede dei fabbricati in prossimità, se Roma è sismica o meno sismica. L'Italia ha una fascia centrale rossa, poi la cartina che magari potrò consegnare a qualcuno dirà i lembi marroni intorno a Roma, quali sono, dove si incunano, ma non è un problema di zonizzazione. Roma è diventata sismica rispetto alla cartina che avevamo prima dell'evento di San Giuliano, è diventata, come dire, incerta, perché nessuno ci darà le certificazioni antisismiche di edifici costruiti prima della legge sismica, per cui abbiamo grandi problemi da affrontare nelle scuole, perché il 70% degli edifici scolastici non ha l'agibilità sismica, eppure dovrà fare delle evacuazioni, dovrà fare dei piani di emergenza, dovremmo preparare questi ragazzini a quello che è una campanella suonata ininterrontemente per capire se c'è un'azione sismica imminente o un altro evento incredibile che potrebbe succedere in qualsiasi momento. Proprio per questo non ritengo che oggi dovremmo discutere, né tantomeno che io debba fare una replica, perché la risoluzione presentata in commissione forse è stata celermente, come dire, le primogeniture danno fastidio, ma non è un fatto di primogeniture, ci sono delle persone che si dedicano, io qui devo ringraziare pubblicamente più di me, perché hanno dimostrato di stare insieme ai bambini, ai ragazzini, sui terreni dove c'è stato un grande disagio in questi giorni. Non finirà naturalmente, perché noi dovremo continuare ogni giorno l'azione di prevenzione e di aiuto rispetto all'azione sismica, agli eventi disastrosi che si possono verificare. In 2500 anni sono più di 30.000 i fenomeni sismici che si sono avuti in Italia, con un'azione sismica sino al 6° grado della scala Mercalli. Sono 2 le scale, la Richter e la Mercalli, naturalmente tradotto nella scala attuale l'evento che abbiamo avuto è disastroso e l'avete visto. Ce ne sono stati 560 invece di quelli disastrosi, veramente disastrosi, ricordo Messina,
ma non dobbiamo dimenticare neppure l'Irpinia, ma cominciamo a ricordare anche degli esempi concreti di ricostruzione e prevenzione che funziona. Ricordiamo Assisi e l'Umbria, dove hanno saputo cogliere quella che era la normativa e l'azione che il cittadino ha saputo imprimere a evidenti finanziamenti che sono stati attribuiti alle regioni colpite. Io non mi dilungo e naturalmente ringrazio la Presidente e i consiglieri che hanno avuto attenzione nel portarla in aula, non per altro, forse è meglio che preventivamente possa ricordare a tutti che Livorno non è un comune amministrato dal PD, ma Livorno ha approvato all'unanimità dei presenti 29, se volete vi do la risoluzione approvata dal Comune di Livorno e ce l'ho qua, naturalmente la posso naturalmente presentare ai consiglieri che in commissione forse, come dire, mi hanno deriso, ma io studio, nel senso, nel comune, nella Toscana non c'è comune che non ha approvato detta risoluzione. Non vedo perché in un municipio che lambisce i castelli romani, dove la lava nell'antichi 200 a.C. arrivò sino all'Appia Antica, perché i castelli erano dei vulcani, quindi in zona lavica, non dobbiamo assolutamente avere questa sensibilità nell'imprimere una possibilità di iniziative, di finanziamento per il 2017 di questo piccolo capitolo che è l'1,1% a favore dell'ANCI. Bene, io avrei finito, magari replicherò, spero che ci siano degli interventi costruttivi e non repressivi, grazie. Ci sono interventi? Ha la parola il consigliere Stefano Rinaldi. Presidente, consiglieri, non so se funziona. Ok. Allora, qualche giorno fa è stata inaugurata la nuova palestra comunale di Mirandola, in provincia di Modena, costruita dopo il terremoto del 2012. Per tutti noi del Movimento 5 Stelle è stata un'occasione speciale, perché è stata finanziata dalle donazioni che i cittadini ci avevano fatto per la campagna elettorale del 2013. Ebbene, da quella campagna elettorale sono avanzati 425.000 euro. E queste donazioni che i cittadini ci avevano fatto appunto per la campagna elettorale ha permesso di finanziare la ricostruzione della palestra. La palestra a Mirandola è sita in via Sandro Pertini. Quel Sandro Pertini che proprio in occasione del terremoto di Irpinia disse: il modo migliore di pensare ai morti è di pensare ai vivi. Probabilmente è la prima volta in Italia che avevamo dei soldi da una campagna, che avanzano dei soldi da una campagna elettorale, è la prima volta che una forza politica li usa per fare l'unica cosa che dovrebbe fare: migliorare la vita dei cittadini. Abbiamo dimostrato che la politica la porta avanti chi ci crede. E adesso mi rivolgo alle opposizioni, che hanno tanta storia alle spalle per poter essere migliori di noi. Noi populisti, qualunquisti, fascisti, forcaioli, ce ne hanno dette di ogni. Mi rivolgo alle opposizioni per dire che noi siamo di passaggio in questo posto, come altri nostri colleghi. Sto per dire qualcosa che farà sobbalzare i miei compagni. Noi, in fondo, desideriamo che il movimento scompaia, così come è venuto, per far nuovamente posto ad una società consapevole e partecipe. Non basta il voto, non basta la delega del voto, non sappiamo che farcene del voto per gli scopi che vogliamo perseguire. Servono, e qui probabilmente direte che noia, cittadini, dicevo, attivi, non più attivisti. Qualche anno fa, quando ero ancora un civile, perché forse devo ricordare un po' a tutti che qui noi siamo in guerra, qualcuno che siede in quest'aula ad una domanda di aiuto per un'attività culturale che riguardava dei bambini mi rispose: sì, ma quanti voti mi portano questi? Me ne andai, diciamo così, un po' depresso, e forse è stata proprio quella volta che decisi che si era toccato il fondo, stigmatizzando, questo per dire, insomma, per stigmatizzare un po' lo spessore della politica che fino a qualche tempo fa, insomma, ci circondava. Concludo dicendo che probabilmente la nostra inesperienza alle schermaglie d'aula potrà sortire qualche sorriso, qualche battuta anche legittima,
probabilmente ci coglierete ancora un po' di sorpresa accusandoci, come è stato per questa mozione, di non essere dalla parte dei più deboli. Credo che quanto successo a Mirandola abbia sufficientemente dimostrato che così non è. L'aiuto ai terremotati è stata una priorità dei 5 Stelle e del Movimento 5 Stelle del Municipio di Roma, di Settimo. Dall'approntamento di un presidio di supporto psicologico, all'immediata comunicazione del conto corrente predisposto dal Comune di Roma, fino alla raccolta di decine di furgoni di generi di prima necessità, un impegno ribadito dal no a donazioni indirette e dal sì a donazioni sul conto corrente del Comune. Finito. Grazie consigliere Rinaldi, ci sono altri interventi? Consigliere Cerconi, ha facoltà di parola. Io in commissione mi sono battuta affinché quest'atto, ma come avevo fatto per l'atto che riguardava il commercio, vivesse e fosse condiviso da tutti, così come poi spiegherò anche per i centri antiviolenza, perché credo che quello che viene portato in commissione sia qualcosa che ci riguardi da vicino e nonostante la mia visione sia molto lontana da quella del PD, devo dire che il lavoro che hanno fatto non mi dispiace, anche perché a me non va di parlare di cose campate per aria. Io leggo un atto e voglio sapere se quest'atto ci può servire e può essere un indirizzo politico che può essere condiviso da tutti. E allora, se mi permette, io lo rileggo e mi prendo tutti i 10 minuti, perché io sono invece proprio favorevole al fatto che più che mai oggi ci sia un coinvolgimento della comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti sul territorio comunale. Questo lo dico perché noi in commissione abbiamo iniziato a discutere sul rischio se era elevato, era elevatissimo, alto, molto alto di Roma in quanto città sismica. Ora io non mi preoccupo e non sono neanche un tecnico per definire quant'è il livello, e sono sincera, non lo so quant'è il livello per cui viene definita sismica, molto sismica, sismicissima, cioè non me ne intendo, ma non sono chiamata qui dai cittadini per fare questo. Sono chiamata qui invece per dire che nelle scuole e nella nostra città ci debba essere una misura e debbano essere adottate delle misure per prevenire, per autoproteggerci e per ridurre l'impatto delle catastrofi naturali. Ed è per questo che io ho ritenuto un atto molto buono, magari con degli elementi che potevano essere modificati, ed è quello che io ho chiesto in commissione. Lo ripeto più volte, non perché penso che qualcuno non mi capisca, ma perché penso che ci debba essere una reciproca collaborazione. Io questo l'ho chiesto più volte, ma l'ho chiesto perché sono argomenti che nessuno mette in dubbio quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, quello che ha fatto Fratelli d'Italia, quello che ha fatto Roma Popolare, così come quello che ha fatto il PD. Ma qui si chiede un indirizzo di consiglio, cioè ci si chiede di prendersi la responsabilità e di rendersi conto che può succedere e che non sappiamo né quando né dove, ma che se succederà dobbiamo farci carico di una situazione che può essere molto molto pesante. Per quanto riguarda il punto che diceva il consigliere che mi ha preceduto, e cioè di donazioni non indirette, cioè di donazioni che vengano fatte proprio al comune, io sono d'accordissimo, tant'è che ho presentato un emendamento affinché non venga destinato il gettone di presenza all'ANCI ma direttamente al comune di Amatrice che è stato colpito. Proprio guarda, senza che noi non ce l'eravamo concordato, ma accolgo la sua, cioè nel senso accolgo, l'avevo fatta mia prima di sapere quello che lei pensava, proprio perché sono d'accordo su questo punto, meglio una donazione diretta, questo lo discutiamo dopo l'emendamento, l'ho solo anticipato. Concludo che col dire una semplice cosa, ma questo lo chiedo a tutti i consiglieri, io ho visto molto più disponibilità nel parlare e nel dialogare da parte dell'opposizione che della maggioranza. Da parte dell'opposizione io in primis ho sempre tentato di proporre degli emendamenti e di cercare una certa collaborazione su argomenti, se possiamo dire così, non ideologici ma concreti, e quindi terremoto piuttosto che centri antiviolenza, piuttosto che commercio. Chiedo però davanti alle telecamere, e questo lo chiedo anche alla Presidente, più collaborazione, perché arrivare in una commissione e dire
anche con alcune motivazioni che possono essere corrette, cioè magari mi dici che non è sismica, è molto sismica, magari mi vuoi fare un emendamento su un punto, io non sto entrando nel merito della qualità di quello che è stato detto dai consiglieri della maggioranza, sto solo dicendo che quello che si vuole dire può essere uno spunto più che distruttivo totalmente di un atto, può essere uno spunto propositivo per emendare un atto e anche per farlo proprio dalla Commissione. Grazie. Ci sono altri interventi? Il consigliere Toti ha facoltà di parola. Sì, no, io rispetto a questa praticamente a questa risoluzione che noi oggi dobbiamo andare a presentare, io scelgo chiaramente la concretezza e vedo poi di che cosa parla. E quando parla di rifinanziamento delle annualità successive al 2016 per il Fondo di prevenzione del rischio sismico, io non posso non condividerla. Quando parla che le regioni si devono far carico con l'1% del bilancio regionale per tutto quello che è il discorso di prevenzione, la condivido. Rispetto alla giornata della protezione civile, rispetto al coinvolgimento della popolazione, questo è molto importante rispetto al discorso di prevenzione, le scuole e tutto quanto il resto, la cultura della prevenzione, che poi c'è il discorso culturale rispetto a questo che io penso non sia molto sviluppato nel paese, però poi su un punto io volevo riflettere rispetto al gettone da dare all'ANCI. Noi siamo un municipio e non siamo un comune, perciò io lo farei come riferimento, farei rispetto a questo il Comune di Roma, che poi sceglierà se assegnarlo all'ANCI o meno, o darlo direttamente al Comune di Amatrice, trovare le vie più giuste. Però non mi fisserei sul discorso ANCI rispetto a questo gestone, se è il caso questo poi di darlo o non darlo, io lo darei senz'altro, però non cristallizzerei il discorso sull'ANCI assolutamente, e darei, come ha detto anche la consigliera che mi ha preceduto, anche la possibilità di questo gettone assegnarlo in modo diverso. Sì, grazie consigliere Toti. La consigliere Biondo. Sì, grazie Presidente. Intervengo semplicemente per fare qualche precisazione, perché innanzitutto voglio ringraziare il consigliere Ciancio per aver presentato questa proposta del Partito Democratico e aver usato parole che non sarei stata in grado di utilizzare. Perché sono stata io in prima persona a voler portare oggi in consiglio quest'atto, e vorrei precisare alcune cose anche rispetto al fatto che appunto presentiamo un atto che interessa in particolar modo l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Apprezzo l'intervento del consigliere Rinaldi quando ci ricorda in che modo il Movimento 5 Stelle negli anni passati e sicuramente anche rispetto a questo terremoto si è impegnato, ma la scelta del Partito Democratico di destinare questi soldi all'ANCI e quindi di presentare questa risoluzione presentata nelle scorse settimane da tantissimi comuni in tutta Italia era dovuta proprio al fatto che, nonostante il Partito Democratico Nazionale abbia istituito un conto corrente per destinare i fondi alle popolazioni terremotate, che i circoli del Partito Democratico di Roma si siano subito attivati per portare donazioni e beni di prima necessità alle popolazioni terremotate, noi volevamo ricordare con quest'atto a quest'Aula che, prima che essere rappresentanti di un partito piuttosto che di un altro, noi siamo i rappresentanti di questa istituzione. E il fatto che il nostro gettone di presenza oggi potesse essere destinato al conto corrente dell'ANCI aveva proprio questo obiettivo, ovvero ricordarci che prima di tutto esistono le istituzioni, partecipare ad un processo di solidarietà che sta coinvolgendo
quasi tutti i comuni d'Italia, e ci sarebbe piaciuto che tutti i comuni, e in questo caso perché Roma ha un, diciamo, un ordinamento particolare, anche i municipi di Roma Capitale, facessero confluire questi fondi in un unico conto corrente per dimostrare al comune di Amatrice che le altre amministrazioni locali volevano dare un contributo. E quindi questo ci tengo a specificarlo, perché non è stata una scelta a caso, ma era appunto abbiamo fatto la scelta di partecipare ad un processo di solidarietà che stava coinvolgendo tutte le amministrazioni locali di questo paese, a prescindere dal loro colore politico. Nello specifico vi dico anche che nel frattempo, dopo aver presentato questa proposta, io ad Amatrice ci sono stata, e questo è il motivo per cui la settimana scorsa non ero in consiglio, perché sto lavorando lì in prima persona dando sostegno alle imprese, perché oltre alle case sono crollate anche le attività economiche. E nello specifico penso, dato che appunto dall'intervento della maggioranza ho sentito semplicemente un'opposizione alla destinazione di questi fondi, ma vorrei invece capire se sono d'accordo su tutte le altre cose, ovvero chiedere all'ANCI di impegnarsi affinché sia rifinanziato per le prossime annualità il fondo per la prevenzione, chiedere alle regioni di assegnare alle attività di prevenzione del rischio di evento calamitoso un budget annuale, cosa che in questo momento non viene fatto in modo uguale in tutte le regioni italiane, coinvolgere la comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti sul territorio comunale, in questo caso anche municipale, perché è vero che non siamo un comune, come diceva il consigliere Toti, ma abbiamo una responsabilità di governare più di 300.000 persone, che sono che è un territorio più grande della media dei comuni italiani, e quindi non mi soffermerei sulle questioni burocratiche, ma andrei nel merito della responsabilità che ciascuno di noi si è assunto nel momento in cui si è candidato ed è stato eletto, e di aderire alla proposta dell'ANCI di istituire la giornata nazionale della protezione civile e fissare entro i prossimi 60 giorni un'esercitazione per posti di comando in attuazione della pianificazione comunale di emergenza al fine di monitorare gli aspetti positivi e rilevare le eventuali criticità. Su queste proposte non ho sentito un'opinione della maggioranza, che invece vi chiedo di esprimere. Per quanto riguarda la destinazione di questi fondi, se siamo tutti d'accordo a voler destinare alle popolazioni terremotate innanzitutto, a prescindere da qual è il canale di finanziamento, io vi dico anche che, avendo conosciuto l'amministrazione comunale di Amatrice, non ho nulla in contrario a destinare questi fondi direttamente al comune di Amatrice. Grazie. Ha facoltà di parola il consigliere Tosatti. Grazie signora Presidente. Questo mio intervento in parte già contenuto negli interventi di chi mi ha preceduto, però volevo puntualizzare alcuni argomenti. Proprio per il fatto che in primis devono essere interessate le istituzioni pubbliche a tutela delle popolazioni terremotate, analizzando la proposta di risoluzione ho subito notato che, pur corretta nelle premesse di legge, nelle considerazioni a supporto e quant'altro in narrativa, poi giunge quasi inaspettatamente nel dispositivo a risolvere questa assemblea, a impegnare presidente del municipio, sindaco di Roma Capitale, non nei confronti di altre istituzioni pubbliche, ma nei confronti a favore di iniziative di un'associazione chiamata Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Ora, pur riconoscendo la meritorietà delle iniziative delle associazioni in genere, anche come supporto e piena integrazione con le azioni della protezione civile, in questo caso non si capisce proprio per quale motivo si vogliono affidare altrove compiti propri e istituzionali del Comune di Roma Capitale, che oltretutto è già a pieno titolo coinvolto nelle azioni della protezione civile a favore delle popolazioni terremotate. Inoltre, come si legge in vari articoli pubblicati sia su stampa che su web, l'ANCI è un'associazione nazionale dei comuni italiani nata dal giusto presupposto di creare una sorta di sindacato dei comuni italiani che possa contrapporsi alle politiche del governo centrale, soprattutto nei casi in cui per fare cassa si impongono tagli indiscriminati agli enti locali e quindi ai servizi essenziali al cittadino. L'ANCI però, continuo a citare, negli anni è diventata un'associazione di partiti che solo nell'ultimo esercizio di bilancio hanno creato un buco per centinaia di migliaia di euro. Questo ente ha inoltre 20 sedi regionali, ognuna col suo ufficio di presidenza, segreteria generale, dipartimenti, revisori dei conti e soprattutto spese per il funzionamento di tali sedi.
continuo ancora a citare, altri guai finanziari arrivano dalle partecipate come Ancitel Spa, che ha conti in rosso per 1 milione di euro, oppure il centro studi, oppure ecco, come l'Accademia per le Autonomie, che spende soldi in costosissimi corsi di formazione. Attualmente oltretutto il bilancio dell'ANCI non è pubblico, è solo in consulenza e costi del personale, sembra che le spese siano lievitate a 500.000 nell'ultimo anno. Per quanto appena detto, non si capisce per quale motivo chi ha presentato tale risoluzione intende affidare a questa associazione la tutela dei terremotati. Sembra quasi che la risoluzione sia stata scritta dall'ANCI stessa. E in effetti, a guardar bene, sul sito www.anci.it, contenuti allegati, c'è una bozza dell'ordine del giorno Solidarietà Terremoto Centro Italia, che è esattamente... è stata predisposta dall'ANCI e finalizzata la discussione all'interno dei singoli consigli comunali e rispecchia parola per parola la risoluzione ora in discussione. Quindi, delle due l'una, o l'ANCI ha copiato questa risoluzione o viceversa, io non lo so, ma traete voi le conclusioni, c'è una specie di indirizzo per tutta Italia che sta dettando l'ANCI. Per concludere, in effetti, come cita lo statuto dell'associazione, obiettivo fondamentale dell'attività dell'ANCI è rappresentare e tutelare gli interessi dei comuni di fronte a Parlamento, Governo, Regioni, organi della pubblica amministrazione, organismi comunitari, questo è contenuto nello statuto, comitati delle regioni e ogni altra istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale. Ma l'ANCI non è un ente istituito dallo Stato italiano ed invero non è nemmeno obbligatoria l'adesione dei comuni a tale associazione. Ed è allo Stato italiano, attraverso i suoi enti territoriali, i comuni, le regioni, a cui dovremmo indirizzare le richieste a favore delle popolazioni terremotate, non all'ANCI. Concludo, perché l'entità statale che rappresenta gli interessi dei comuni italiani e della popolazione italiana esiste già ed ha un solo nome, si chiama Italia, è lo Stato italiano. Anche e soprattutto per questi motivi sono sfavorevole alla proposta di devolvere alcunché a favore di soggetti diversi del Comune di Roma e sono sfavorevole anche all'approvazione della risoluzione in toto. Grazie. Ci sono interventi successivi? Non ci sono altri interventi? La consigliera Vitrotti? Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Diciamo, pensavo di entrare in un'aula in cui diciamo, ci si fosse almeno fatto un piccolo pensiero prima di diciamo, risentire quello che purtroppo ho già ascoltato in commissione. Perché? Perché veramente intanto era una risoluzione su cui il Partito Democratico si è fatto proponente, ma appunto l'ha rimandata alla discussione di una commissione. Devo dire una discussione che in realtà non c'è mai stata. C'era già una volontà di bocciare in toto la proposta, il gruppo del Partito Democratico, diciamo, con i suoi consiglieri in commissione ha cercato di capire se c'erano anche le condizioni per le modifiche che poi anche qui ho ascoltato da parte della maggioranza, però diciamo, capisco che invece c'è proprio e conosciamo insomma, la polemica che ha il Movimento 5 Stelle con ANCI, infatti quello che diciamo, mi ha anche un po' mosso a fare l'intervento è stato il comunicato che ci ha appena letto il consigliere che ha preceduto, proprio fatto qualche giorno fa dal Movimento 5 Stelle contro l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ma veramente diciamo, in realtà mentre la nostra intenzione era proprio quello di levare la politica da questa roba, oggi ritroviamoci invece che proprio chi dice di non essere un movimento, che con la politica non c'entra niente e che quelli che c'erano prima sono brutti e cattivi, ci ritroviamo invece a avere quasi diciamo, a spingerci anche oltre le nostre intenzioni, perché appunto non c'è veramente niente su cui starci qui a dividere e soprattutto non c'è veramente un motivo per cui voi non la volete. Cioè, non avete intenzione di votarla, anche perché alle domande che vi sono state prima fatte, al di là che veramente avevamo anche proposto, beh, ma se veramente allora se non vogliamo devolverlo lì, possiamo devolverlo da un'altra parte? No.
se proprio quello non vi va bene, che cos'è che non vi va bene? Tra l'altro proprio in questi giorni la Regione Lazio, ma non solo, devo dire diversi comuni, diverse province della nostra regione, si stanno mobilitando proprio in tema di prevenzione, perché finalmente si è capito. Cioè, dopo arriviamo ovviamente sempre a metterci, diciamo, all'intervento successivo, e finalmente oggi impariamo anche che forse tante cose, come fanno prima il consigliere Ciancio parlava del Giappone, diciamo, lì diciamo, lo fanno da tanto tempo, infatti un terremoto come quello in Giappone non avrebbe provocato i danni che ha provocato qui, ma potremmo anche stare qui a pensare, diciamo, sono già stata diciamo, ripresa in commissione perché non avevo, diciamo, le conoscenze giuste rispetto a quanto ci slittavamo, se di 15 o di 17 o di 28 o di 30, quindi non sto qui ad addentrarmi in queste misurazioni. Dopodiché, al motivo veramente perché non si possono fare tutte le altre cose, questa maggioranza non ci risponde. Allora, siccome veramente uno si mette anche a disposizione, fa le cose anche per cercare, no? E poi si prende anche degli insulti gratuiti, ma va bene, insomma, ci abituiamo anche a questo, poi insomma risponderemo in altro modo perché poi tocca pure attrezzarci a quello che ci proponete, però nonostante questo ci becchiamo un'altra volta un secco no. Vabbè, ci dispiace. A questo punto, a colpi di maggioranza, io non ho ancora capito dove vogliamo andare, però attendiamo che allora la maggioranza domani ci presenterà magari un altro atto dove non ci sarà l'ANCI perché non ci va bene, perché il Movimento 5 Stelle ha la polemica con l'ANCI, dove lo devolveremo direttamente al comune interessato, e dopodiché magari ripenserà anche di riappropriarsi di quelle quattro cose che quei scemi del PD hanno presentato, si erano anche messi a discutere, erano anche disponibili a cambiare. Se questa è la forma di collaborazione che ci chiede, vedete, fatevi un esame di coscienza. Ci sono interventi? Il consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, rimango sempre un po' allibito a certe esternazioni, ma Mi chiedo, voi avete visto ciò che è stato fatto per subito dopo l'emergenza? Non l'abbiamo pubblicizzato perché non vogliamo fare una speculazione d'immagine. Noi semplicemente ci siamo messi a disposizione per una raccolta. È stata fatta una raccolta, sono state fatte delle cose per i terremotati. Come è stato messo un IBAN dove noi mandiamo cittadini, possiamo mettere dei soldi per contribuire. Noi abbiamo anche proposto a voi di fare un qualcosa in tal verso, ma non abbiamo avuto risposte. Ora, io quello che mi domando, ed è secondo me la cosa più grave, è andare verso strumentalizzazioni politiche. Perché di questo parliamo, strumentalizzazioni politiche. Ci dite che siamo quelli per il no. Siamo quelli per il no quando riguardano le situazioni politiche. Siamo quelli per il no quando si tratta di rinunciare a dare un gettone a una situazione politica. Allora sì, siamo quelli per il no. Se vogliamo darlo, noi siamo favorevoli a darlo, ma sull'IBAN del Comune di Roma. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora il consigliere Pompei ha facoltà di parola. Sì, funziona. Perfetto. Allora cerchiamo di riportare così la discussione facendo finta, perché solo finta è, che a un certo punto chi ha avanzato la proposta di risoluzione sia spinto dagli, come posso dire, da questi commendevoli sentimenti. Purtroppo così non è. La proposta di risoluzione si intitola Solidarietà ai comuni terremotati del centro Italia, ma sarebbe stata meglio chiamarla solidarietà all'ANCI, per non incorrere in un caso di pubblicità ingannevole. Perché tale è in effetti. I contenuti della stessa, infatti,
pur se prendono spunto da fatti calamitosi recentemente avvenuti nel centro Italia, trattano temi per la quasi totalità da quei fatti abbastanza lontani, proponendo iniziative che hanno come punto centrale di riferimento la presenza dell'ANCI, noto poltronificio della sinistra italiana, come forse qualche collega ha già illustrato. La solidarietà verso le popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto è stata ampiamente dimostrata dalla cittadinanza romana ed in particolare da quella del settimo municipio, sia con la raccolta di generi di prima necessità, riuscendo ad inviare numerosi furgoni nelle zone colpite, sia con la pronta divulgazione da parte del Comune di Roma, ad iniziativa della sindaca, di un numero di conto corrente aperto dal Comune stesso per consentire la donazione di somme terremotate. Ciò premesso, prendiamo in esame le varie proposte di impegno formulate. Al primo punto della risoluzione si propone di impegnare la Presidente del Municipio ad attivarsi presso la Sindaca di Roma affinché la medesima chieda all'ANCI di attivarsi a sua volta per il rifinanziamento di un fondo per la prevenzione del rischio sismico che è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche per le annualità successive al 2016. Questa è la richiesta. Il fondo richiamato venne istituito, bisogna richiamare alcuni concetti. Il fondo richiamato venne istituito dall'articolo 11 della legge 77 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, e prevedeva la spesa di 44 milioni di euro per il 2010, 145 milioni per il 2011, 196 milioni per gli anni 2012, 13, 14 e 15, uno per uno ovviamente. E poi 145 milioni scusate per il 2015 e 44 milioni per il 2016. Subito dopo il recente terremoto, il Consiglio dei Ministri, nel decretare lo stato di emergenza per i territori colpiti nelle regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, ha stanziato come primo provvedimento ben 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità coordinati dalla Protezione Civile. Il decreto è il 126 del 25 agosto. Premesso ciò, non riesco a vedere, e se qualcuno me lo può illustrare lo ringrazio, come la richiesta di impegnare la Presidente del Municipio ad attivarsi presso la Sindaca di Roma affinché la medesima chieda all'ANCI di attivarsi a sua volta per il finanziamento del fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa configurare una risoluzione del nostro Consiglio dove, ai sensi del vigente regolamento, una risoluzione può riguardare sì l'esplicazione di attività di indirizzo su problemi che, pur esulando dalle nostre competenze, però abbiano attinenza con specifici interessi del municipio stesso. Considerazione questa che vale anche per il secondo punto della richiesta, volta ad ottenere che le regioni assegnino all'attività di prevenzione del rischio da evento calamitoso, un budget annuo pari ad almeno l'1% del bilancio regionale. Per quanto riguarda poi i punti successivi della proposta di risoluzione, e cioè il coinvolgimento della comunità locale su problematiche conseguenti ad eventi calamitosi, l'adesione alla proposta dell'ANCI di istituire una giornata nazionale della protezione civile, l'esercitazione per posti di comando, che Dio sa quello che significa, in attuazione della pianificazione comunale di emergenza e, ultimo ma non importante, l'adozione di principi di resilienza, aderendo ad una campagna promossa dall'ANCI secondo le indicazioni fornite dalla Protezione Civile, corre l'obbligo informare gli estensori della proposta che esiste presso la Regione Lazio una struttura chiamata Agenzia Regionale di Protezione Civile che si articola in varie aree di intervento e servizi, tra cui la Sala Operativa di Protezione Civile, il numero unico 112 che tutti conoscono, le aree destinate sia alla pianificazione ed organizzazione del sistema regionale di protezione civile, sia alla formazione, eccetera. Inoltre, a fronte dei compiti assegnati alle amministrazioni comunali dalla legge 225 del 1992 relativa all'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, il Comune di Roma ha costituito l'ufficio extradipartimentale della Protezione Civile, nonché la predisposizione di un piano generale dinamico di emergenza di protezione civile, comprendente non solo eventi sismici, ma anche quelli vulcanici, idrogeologici, cavità e crolli, eccetera, e ciò dando mandato alle strutture operative comunali e di supporto di redigere i modelli organizzativi ed operativi con le relative procedure interne di intervento. Deliberazione di giunta 19 del 2008.
È di tutta evidenza, quindi, o almeno così a me pare, che le iniziative soprarammentate non possano prescindere dalla propulsione, partecipazione e sovrintendenza almeno del suddetto ufficio extradipartimentale del Comune di Roma, in concerto con il sistema della protezione civile nell'alveo delle leggi vigenti e delle direttive emanate dalla stessa protezione civile. I bisogni di previsione e sicurezza a fronte dei vari rischi da tutelare riguardano tutto il Comune di Roma, alle cui strutture competenti, ripeto, vanno indirizzati i suggerimenti di adesione, partecipazione o promozione alle varie iniziative di privati, associazioni o enti, tra cui anche l'ANCI, anche se il suggerimento dovesse riguardare un'iniziativa specifica da svolgere presso un singolo municipio che naturalmente se ne farebbe partecipe. Quello che voglio dire con tutto questo è che nessuno ha rigettato a priori, ma perché le proposte erano talmente mal formulate e senza il coinvolgimento delle strutture pubbliche predisposte che era impossibile prenderlo in considerazione o lavorare su quella base. Per quanto poi il rischio sismico in particolare, occorre tenere presente che la classificazione sismica vigente per la città di Roma, definita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, non indica un rischio accentuato, anche se il rischio ovviamente c'è, un rischio medio, mentre altre potrebbero essere le imminenze di pericolo per il settimo municipio, per la presenza, ad esempio, di cavità ipogee nell'ex nono municipio e di emissione di fluidi endogeni nell'extragra. In definitiva, anche per i restanti punti non è stato possibile né si ritiene possibile in questa sede prendere in favorevole considerazione le proposte formulate sia in quanto al di fuori delle funzioni delegate ai municipi sia in quanto di specifica competenza di sovraordinate strutture comunali e regionali appositamente create e funzionanti che non vengono minimamente prese in considerazione. Riguardo infine alla proposta di devolvere il proprio gettone di presenza, pur plodendo all'atto di liberalità che ogni consigliere è comunque libero di fare autonomamente, l'esplicitazione dello stesso nella risoluzione circoscrizionale imporrebbe, ad avviso di chi parla, la devoluzione al Comune di Roma tramite versamento sul conto corrente predisposto dall'amministrazione credolina. Per questi motivi riesprimo, come già fatto in commissione, il mio personale parere negativo sulla proposta di risolvere somme a favore di soggetti diversi dal Comune di Roma, auspicando che l'atto di liberalità venga indirizzato dal Consiglio al conto corrente predisposto dal Comune di Roma sempre. Grazie per l'attenzione. Grazie, giusto in tempo. Ci sono altri interventi? Il consigliere Ciancio ha facoltà di parola. Grazie, tre minuti, giusto per grazie consigliere a 5 Stelle. Io consegnerei questa bellissima deliberazione del Consiglio di Livorno, dove non è mio amico Mogarin Filippo, l'invito a leggere perché è la stessa, perché non siamo, come dire, soli. Sono contento che un sindaco pentastellato abbia accolto e abbia approvato lo stesso atto in ogni virgola e in ogni IBAN. Di questo ne rendiamo conto non a quest'aula, ma ne renderemo conto a qualcun altro. Io sono veramente dispiaciuto di vedere in aula qualcuno che voglia fare non la maestrina, quale io qualcuna ne ho avuto con la penna rossa, ma il maestrone della penna rossa. Ma stiamo parlando di una risoluzione in cui l'ANCE, nelle poltrone dell'ANCE siedono i sindaci pentastellati e non, di destra e di sinistra. E anche quelli pentastellati, cioè non facciamo una battaglia contro l'Associazione Nazionale Costruttori Comuni d'Italia, perché questa associazione, quando non ci sono stati eventi sismici 2013-2014, era con i ragazzini fuori dalle scuole mentre pioveva per fare le manifestazioni di evacuazione degli impianti scolastici, e qui non lo dobbiamo dimenticare questo qua. Io quindi, rammaricato, consegno al capogruppo dei pentastellati questa delibera approvata all'unanimità di 29 consiglieri del pentastellato, così rendete conto in quale panorama di te. Grazie. Non ho citato il nome suo. Patto personale non è solo citare, è anche guardare, indicare, additare, quindi sì, per me può rispondere. Io non ho fatto il nome di nessuno. Ho già risposto, non so se lei ha sentito, che per me personalmente non è
semplicemente chiamare la persona col nome e il cognome, additare, guardare, rivolgersi personalmente è chiamare in causa una persona. Quindi sì, per me il consigliere Pompei può rispondere. Non sono ancora pratico. Io non voglio fare né il maestro né la maestrina, vorrei soltanto portare le cose nei loro termini ideali. Se quell'ansia di fare qualcosa di utile per la nostra popolazione fosse stato veramente la spinta di quella proposta, bastava incominciare a dire: proponiamo alla protezione civile, all'ufficio competente, di fare esercitazioni presso le scuole, e questo lo avremmo senz'altro accolto. Ma così non è stato. È stato buttato, ha fatto tutto un discorso, un gran polverone che purtroppo continua a ritenere pubblicità ingannevole. Punto. Ci sono altri interventi? Allora, la consigliera Biondo può fare una breve precisazione, sì. Possiamo chiudere qui questa discussione, penso, e passare all'espressione di voto, perché insomma credo che anche accusarci di voler strumentalizzare una cosa del genere quando abbiamo avuto l'accortezza di portare questo atto in commissione e di volerlo discutere con voi lì è quantomeno una scorrettezza. Quindi passerei alla fase successiva perché non abbiamo tempo da perdere. Grazie. Ci sono altri interventi? Il consigliere Principato, prego. Presidente, colleghi consiglieri, vorrei iniziare il mio intervento innanzitutto manifestando a tutte le comunità colpite dal grave evento sismico del 24 agosto un profondo cordoglio. Questa tragedia ha coinvolto purtroppo anche dei cittadini residenti all'interno del nostro municipio. Alle loro famiglie esprimo a nome di tutto il gruppo la nostra vicinanza fraterna. In qualità di rappresentanti dei cittadini del nostro territorio, riteniamo doveroso render conto delle misure intraprese a seguito del sisma. Il 25 agosto l'amministrazione di Roma Capitale ha deciso di aprire un conto corrente dedicato alla rinascita del territorio distrutto dal terremoto. Nello stesso giorno il nostro municipio si è immediatamente attivato attraverso una raccolta di beni necessari alle popolazioni terremotate. Nonostante lo scarso preavviso, centinaia di cittadini si sono presentati in municipio donando generi di prima necessità inviati nei territori colpiti attraverso una stretta collaborazione con la Protezione Civile. Inoltre la nostra giunta il 1 settembre ha approvato una memoria recante attivazione servizio di sostegno psicologico ai bambini che hanno vissuto il recente evento sismico residenti nel settimo municipio, e questo servizio viene offerto attraverso delle figure con specifiche competenze presso i centri famiglia del nostro municipio. Inoltre Roma Capitale, attivando i volontari della Protezione Civile, ha reso operativo dal 2 settembre un servizio gratuito di ascolto psicologico. Questo per dire che tutti noi colpiti dal dolore per questo grave episodio abbiamo messo in campo tutte quelle misure di assistenza che ricadevano all'interno delle nostre competenze, e fare propaganda politica sulle macerie per me è completamente fuori luogo. Grazie.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, ci sono delle proposte di emendamento alla risoluzione e ve ne do lettura. Allora, firma Cerconi sull'emendamento, allora, sulla risoluzione che abbiamo appena discusso. L'emendamento modificativo è questo: laddove viene nominato il conto corrente intestato al laddove viene, immagino, contestato, viene specificato di utilizzare il conto corrente dell'ANCI perché è scritta male, chiede invece di sostituire con intestato al comune di Amatrice. E questa è la prima. Sì, però è la. Ok, sì, è solamente questa. Quindi adesso la parola alla consigliera Cerconi per illustrarla. Sì, ho fatto l'emendamento perché penso che, come già detto, sia il modo migliore per collaborare. Io sono veramente delusa perché ha ragione chi mi ha preceduto, c'erano delle imprecisioni, potevate emendarlo. Anche in questa sede non è stato fatto, bisogna prenderne atto. La mia volontà, e l'ha detto anche qualcuno di voi, è comunque di proseguire in questo percorso, perché io non voglio credere che non siate d'accordo nel coinvolgere la comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti sul territorio, al di là dell'ANCI. L'ANCI non è nominato su questo, quindi non c'entra niente l'ANCI, è un punto preciso in cui l'ANCI non c'entra niente e che, su cui questa maggioranza non è d'accordo, ma mi sembra molto strano, perché alcuni di voi li conosco e mi sembra allucinante che stiate bocciando una cosa del genere. Questo del comune di Amatrice vuole andare nella stessa direzione che molti di voi hanno detto, ossia quello di devolvere direttamente alle popolazioni colpite senza avere doppi passaggi, perché pure il comune di Roma sarebbe un doppio passaggio, cioè lo diamo al comune e poi lo dà alle popolazioni, decidiamo di darlo direttamente là. Detto questo, Presidente, scusi, una sola parola a lei. Visto che è successo anche a me in commissione che quando qualcuno si azzardava a dire qualcosa si sbatteva sui tavoli e in 5-6 tentavano di azzittire l'opposizione, a me è successo 3 volte, me le sono segnate tutte e 3, e continuo a sentire accuse, ricordo a tutti che non siamo né in un tribunale e non accetterò più che venga detto postificio, che venga insinuata qualsiasi cosa sugli atti che vengono presentati o sulle proposte che vengono presentate, perché al di là della politica c'è la correttezza umana che deve esserci tra maggioranza e opposizione. Visto che questo mi è successo più volte all'interno delle commissioni, e nello specifico ricordo, quindi qualcuno lo sa, quando ho tentato di dire che le mie dichiarazioni, che tra l'altro scrivo di mio pugno per non gravare sulle segretarie, volevano essere riportate perfettamente all'interno del verbale e non come allegati, perché gli allegati spesso vengono, purtroppo, e succede, dimenticati, alla terza volta, e c'era anche il consigliere Ciancio che era accanto a me ed è rimasto allibito, la terza volta veniva sbattuto sul tavolo e veniva azzittito, e questo è successo più di una volta. Quindi io, con molto rispetto con il quale collaboro all'interno delle commissioni, chiedo però che Presidente, però è fuori contesto, cioè bisogna sì, anche mantenere, credo anch'io che abbiamo ascoltato troppo, questo va discusso in sede di commissione, non credo che possa essere discusso qui, ma non credo che possa essere una cosa di importanza per i cittadini, no, quello che o per chiunque, voglio dire, questa è semplice convivenza all'interno delle commissioni. Se ci sono cose che non le vanno all'interno della commissione, ne parli all'interno della commissione. Io non l'ho, è stato detto, non mi sembra. Mi fa presente dove è stato detto? Ma c'è una registrazione, risentiremo la registrazione. Sì, ma dove è stato detto? Sì. È nel momento in cui questa diventa una farsa politica, lo utilizziamo come farsa politica, in cui noi speculiamo su una situazione del genere, se permette, mi sento tirata in causa, anche perché dire che un'opposizione che in parte l'ha sostenuto anche in commissione, che propone emendamenti e che sostiene a volte anche le cose, fa e prende questo atto per uno scopo politico, io lo ritengo anche più offensivo di tante altre situazioni e di tante altre offese che possono essere dette. Credo non ci siano più interventi. Bisogna passare alla votazione.
Ah, sì, benissimo, la discussione sull'emendamento, sì. Se ci sono interventi sull'emendamento. Dichiarazione di voto sull'emendamento, ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento? Io. Scusate. La consigliera Cerquoni. Visto che anche in questo caso una proposta venuta da Fratelli d'Italia è stata bocciata, io mi auguro di non tornare qua tra un mese in aula a votare lo stesso identico atto con qualche parolina cambiata sullo stesso tema in cui ci si chiede la devoluzione del gettone di presenza al Comune di Roma, perché sarebbe alquanto ridicola come cosa. Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, avevo visto il consigliere Guido. Grazie Presidente, a me risulta che questa proposta, cioè della devoluzione del gettone in favore del Comune di Roma, sia stata già proposta in commissione. Comune di Roma. Sì, io finirei anche. Poi c'è un'altra questione. Il consigliere Pompei ha ben specificato. C'è la natura o meno della devoluzione, indicando la differenza tra ente pubblico, associazioni private, eccetera. In questo caso l'emendamento si riferisce alla devoluzione nei confronti del Comune di Amatrice, no? Però io aggiungerei anche che approvando questo emendamento di fatto, cioè, cosa faremmo? Poi dovremmo approvare tutto il resto della risoluzione che già il consigliere Pompei prima ha puntualmente rigettato. Il Movimento 5 Stelle come gruppo devolverà il gettone di questa seduta sull'IBAN del Comune di Roma. Grazie. Il parere è quindi contrario. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Il Partito Democratico vota favorevolmente e diciamo a questo punto non ci sentiamo di dire a chi devolveremo noi il nostro gettone di presenza, perché mi sembra che la vostra sia propaganda politica. Grazie. Dispiace che di fronte a tutte queste morti ci siano queste polemiche, veramente dispiace perché come ha ricordato il consigliere in precedenza sono morti anche cittadini del settimo municipio e questo impallo fra sì, no, se metti questo e metti quest'altro è veramente vergognoso, io quasi non parteciperei neanche a questa votazione perché veramente non essere stati in grado di arrivare rispetto a questo a una risoluzione condivisa per me è scandaloso, indipendentemente adesso come veramente sarebbe da ritornare nuovamente in commissione, voglio dire con una responsabilità maggiore e trovare, perché il fatto di mettere assolutamente lancio la morte, assolutamente mettere questo la morte rispetto che cambiamo che invece è questo comune e quest'altro e non riusciamo a trovare una condivisione rispetto a questo, per me è vergognoso. Possiamo votare a favore, contro e cosa, comunque veramente io non ho mai visto una cosa del genere. Io dico la verità che già ho devoluto quello che pensavo giusto devolvere, indipendentemente dai partiti o da altre cose, come persona. Esatto. Ho fatto, io dico, il mio dovere, penso, no? E comunque lo vogliamo mandare al Comune di Amatrice, mandiamolo pure al Comune di Amatrice, ma rimane il fatto che è disgustoso questo fatto che non siamo riusciti a raggiungere un accordo su questo. Quindi non è favorevole, no, non partecipa al voto. Dichiarazioni di voto sull'emendamento? No, ok. Proseguiamo quindi alla votazione sull'emendamento. Favorevoli all'emendamento? Contrari all'emendamento?
Ci sono astenuti? No, mi sembra, perché ne manca uno, un consigliere. Quattordici voti contrari, otto favorevoli, l'emendamento è stato respinto. Passiamo quindi ora alle dichiarazioni di voto riguardo la risoluzione. Sì, 14. No, no, io 14 compresa me. Ah, ok, ho capito male io. Grazie per la correzione. Ci sono quindi dichiarazioni di voto in merito alla risoluzione discussa? Il consigliere Ciancio. Naturalmente, grazie Presidente, sono preoccupato un po' perché chissà, forse potranno espellere il sindaco di Livorno, perché chissà stasera si riunirà, però noi del PD siamo favorevolissimi a questa risoluzione, come il sindaco di Livorno e come tutti quelli che hanno avuto buon senso nel distinguere un aspetto prettamente di solidarietà da un aspetto politico che non c'entra nulla. Quindi io ho dato la delibera approvata al capogruppo, spero che questa sera non sentiremo nei giornali che il sindaco va al direttorio, perché diventa una cosa, mi dispiace, ecco. Però un atto pubblico, una delibera. Siamo fuori dal tema, scusi, però. Grazie, vota favorevolmente. Benissimo. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Vabbè, non dico granché in realtà sull'intervento precedente, perché è fuori tema. Il Movimento 5 Stelle vota no. Grazie. Quindi proseguiamo con la votazione, vediamo i favorevoli. Vediamo ora i contrari. 8 e 15, quindi la respinta la risoluzione. Sì. Il risultato è quindi 15 contrari e 8 favorevoli, la risoluzione viene respinta. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. E c'è la proposta di risoluzione avente ad oggetto i centri antiviolenza di Roma, proposta di iniziativa della Commissione Quarta. Sì. Anticipo subito che ci sono due emendamenti su questa, sì, su questa risoluzione, una a nome Ciancio e Vitrotti e l'altra a nome Cerconi. Sì. Le vedremo e le presenteremo e discuteremo e voteremo al termine della discussione generale. Ci sono interventi sulla il relatore sulla mozione? Consigliere Principato? Allora, quest'atto proviene da un lavoro congiunto nella Commissione delle politiche sociali e dopo aver accettato in una seduta precedente di questo consiglio a ritirare una mozione. Presidente, mi scusi, non riesco a parlare, grazie. È una questione di educazione, consigliere Ciancio, non so che. È una questione di rispetto. Io quando parla lei sto zitto e l'ascolto, si chiama educazione, grazie. Allora dicevo che dopo aver accettato di ritirare una mozione a firma del nostro gruppo sull'argomento
questa richiesta veniva da parte dell'opposizione. Visto l'importanza e la delicatezza di questo argomento, come Presidente ho deciso di dedicare un'intera seduta esclusivamente a questo documento, con l'idea di concedere tutto il tempo necessario e con l'obiettivo di poter elaborare un atto quanto più condiviso possibile. La proposta di risoluzione presentata è frutto di un ampio dibattito e giunge in quest'Aula con il parere favorevole espresso dalla maggioranza dei membri della Commissione. Nella risoluzione si risolve di dare mandato alla Presidente e all'assessore competente per fare in modo che il municipio si attivi diventando protagonista nella battaglia contro la violenza di genere attraverso delle politiche attive, incentivando servizi dedicati al contrasto della violenza di genere e nell'accoglienza delle donne vittime di violenza. La volontà è quella di ampliare la rete di assistenza anche attraverso la creazione di sportelli ad hoc. In più vorremmo promuovere e partecipare attraverso questo documento bandi finalizzati alla prevenzione della violenza di genere, perché riteniamo che sia importante non solo fornire un'assistenza dopo la violenza avvenuta, ma soprattutto prevedere una campagna di informazione che possa ridurre al minimo, insomma, fino a cancellare completamente qualsiasi possibilità di violenza. E, come ultimo impegno richiediamo, invitiamo la Presidenza e l'assessore competente ad attivarsi presso le istituzioni comunali al fine di reperire i fondi necessari per istituire nuovi centri antiviolenza. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Toti? No, io questa risoluzione dico, la vedo molto concreta, come ho letto attentamente, anche se non condividevo tutti i passaggi della risoluzione che abbiamo precedentemente votato, le ho anche espressi anche il malumore rispetto alla non possibilità di arrivare a un discorso unitario su un tema come quello del terremoto. Ecco, dico, rispetto a questo io l'altra volta ricordo che fui quello che chiesi lo stop del Consiglio per poi andare a una riunione dei capogruppo per poi arrivare a un confronto in sede di Commissione per arrivare a una risoluzione che fosse, voglio dire, incisiva rispetto a questo tema importante, che non è solo la violenza e la violenza in generale, perché non c'è solo la violenza contro le donne, c'è la violenza contro i gay, c'è il discorso del bullismo, sono tante violenze che questo Consiglio dovrà andare, io spero, sia nella Commissione dei Servizi Sociali che poi nel dibattito municipale a dover affrontare. Perciò, ecco, quando questa risoluzione parla di diventare protagonisti nella lotta contro la violenza, il discorso appunto delle politiche attive di contrasto, degli sportelli ad hoc, della partecipazione a bandi, di fondi necessari per istituire altri centri di violenza, io non posso votare contro rispetto a questa. Mi sembra che comunque un lavoro serio di sintesi è stato fatto con questa risoluzione. Perciò, come ho detto, la condivido perché era importante ed è importante che rispetto a questo, e io invito anche gli altri amici, gli amici della minoranza, di votarla, perché rispetto a questo è importante di arrivare a un discorso unitario di tutto il Consiglio. Non si può fare un discorso politico su un tema così importante, ma dobbiamo essere concreti
e voglio dire pensare a dare subito una risposta rispetto a questo grave problema. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Allora, non torno diciamo sull'iter della Commissione, perché insomma accolgo l'invito del collega a votarla, ricordandogli che il Partito Democratico l'aveva presentata, quindi diciamo siamo su per giù d'accordo su quello che abbiamo scritto, e devo ringraziare il lavoro della Commissione perché abbiamo integrato diciamo la risoluzione, quindi quella che leggiamo e abbiamo in discussione qui oggi diciamo recupera un pezzo della volontà del Partito Democratico che aveva appunto espresso nella sua proposta di mozione, poi respinta da quest'Aula, ma vabbè. Detto questo, diciamo la discussione è stata abbastanza interessante, poi però è successo che negli ultimi giorni Roma si sveglia di nuovo con due violenze terribili. Una avvenuta nel centro storico della nostra città, l'altra purtroppo avvenuta nella stazione, vicino alla stazione Tuscolana, quindi nel nostro municipio. E siccome l'importanza sul tema, diciamo, ce lo diciamo e ce lo ripetiamo sempre, diciamo, ha la necessità anche di avere delle azioni e delle proposte concrete, ci avrebbe anche fatto piacere per esempio che qui con noi ci fossero stati l'assessore competente oppure la presidente di questo municipio, così magari vedevamo veramente la volontà di portare avanti un atto, visto che i dati sono impietosi su questo. Però diciamo il Consiglio diciamo, oggi si esprime in realtà, e questo è poi un anticipo dell'emendamento che abbiamo presentato, su un atto che potremmo avere diciamo più completo. Questo perché? Perché già come avevamo chiesto durante la scorsa, con la nostra mozione, ma insomma è stata anche diciamo, oggetto di discussione in commissione, in realtà, ma questo diciamo, vale un po' per tutte le cose, tanto più se dobbiamo mettere mani a un problema come questo, purtroppo se non abbiamo delle certezze economiche rischiamo invece di fare grandi passi avanti, di fare tristi passi indietro. E siccome questo sta avvenendo, diciamo la necessità di avere anche delle certezze economiche e finanziarie non è proprio una sciocchezza, ne vale diciamo dell'impianto e anche un po' della serietà delle cose che abbiamo messo all'interno della risoluzione. Purtroppo diciamo quando ci siamo incontrati in commissione non c'era un assessore al bilancio, adesso c'è, quindi diciamo possiamo addirittura diciamo, rivolgerci anche a qualcuno che queste cose le può anche fare, visto che dopo un po' di giorni ci abbiamo pure la giunta al completo, e visto che c'è tutto il quadro completo possiamo appunto pensare che invece di reperire fondi necessari potremmo proprio usare quelli che in realtà già c'erano, perché la domanda poi è: ma ci stanno o non ci stanno? Perché se non ci stanno è stata detta una menzogna, se ci stanno invece vuol dire metterli in sicurezza, mettere in sicurezza la bontà delle nostre proposte e quindi farle vivere con le gambe, altrimenti parliamo solo diciamo di un diciamo di belle proposte, però insomma che mancano di concretezza. Per questo, ma poi insomma ne discuteremo con l'emendamento, tra le tante cose che purtroppo diciamo anche in commissione c'è stata bocciata la nostra proposta, quindi siamo stati costretti a riproporla in aula, in realtà diciamo senza un impegno economico vero e proprio, ma in realtà appunto impegnando quello che già c'è, rischiamo ancora una volta di vedere diciamo poca incisività da parte delle nostre proposte. Tra l'altro ricordo che quelle risorse appunto sono stata rassicurata dalla stessa maggioranza che ci sono, e quindi se ci sono perché non utilizzarle? Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Bene, allora leggiamo gli emendamenti. Il primo a firma Cerconi. Aggiungere all'ultimo punto del Consigliere Candigliota, certo. Grazie Presidente. Allora, sì, no, a
Abbiamo già spiegato più volte le varie situazioni, ormai siamo arrivati un po' colmi, dal momento che si parla tanto anche di collaborazioni, collaborazione, e mi ricordo che abbiamo presentato le linee programmatiche e sono state bocciate. Quindi dopo aver fatto discorsi di collaborazione abbiamo detto adesso arrivo e abbiamo detto di voler ritirare una mozione. Sembra quasi che noi abbiamo bocciato perché non eravamo contro questi centri antiviolenza. Abbiamo ritirato perché ci è stato fatto notare che anche loro l'avevano fatta. Perfetto, facciamola insieme. Abbiamo dato la possibilità di fare un qualcosa di scritto insieme, dove a dirla tutta il 60% erano cose della loro mozione, quindi siamo andati incontro anche sotto questo profilo. E vedo sempre che c'è questa voglia di attaccare inutilmente, però forse la cosa che ci sfuggiva ancora prima era il fatto che noi, mentre noi ritiravamo la mozione, sui social network già si parlava del movimento che aveva bocciato i centri antiviolenza. Ora io domando, hanno messo il fatto che comunque noi l'abbiamo ritirata per farne una tutti insieme. E allora mi chiedo, la collaborazione dov'è? Dove sta questa collaborazione? Io questo chiedo. Allora, io vorrei capire se vogliamo lavorare su un atti che non siano, che siano temi, ma non che siano solamente proposte fatte per fare attacchi politici. Grazie. L'intervento alla consigliera Cerconi. Consigliere Ciancio. Scusatemi, consigliere presidente, onorevoli consiglieri, ma in commissione si è lavorato e si lavora, si è lavorato per fare una risoluzione. Ringrazio pubblicamente la consigliera Cerconi che si è messo con la penna, sì, con la penna blu però, non con la penna rossa, a scrivere una sintesi. Solo che stranamente quando si arriva al vulnus della questione qualcuno dice di no. Cioè noi una cosetta semplice abbiamo ribadito all'inizio, alla fine, ultimo punto, una cosetta semplicissima, ma che è fondamentale, cioè l'impegno di quello che c'era nel 2016. Ripeto le parole dell'emendamento che mi avete bocciato, ci avete bocciato, perché se volevate una risoluzione approvata da tutti, l'emendamento proposto da me diceva quello che già stanziato nel 2016, il bilancio derivato del 2016, ma venisse impegnato ed eventualmente chiedere ulteriori somme aggiuntive in più. A che serve l'impegno? Visto che non è sicuro che parlerò nell'emendamento, perché dobbiamo essere cele, dico, centro antiviolenza del Comune di Roma, nel nostro municipio ce ne stanno due, torre spaccate e statili ottavi. Cioè voglio dire, io non so neppure se me ne sono andata a stampare tutti quelli che operano in favore delle donne, cioè mi sono stampato anche una tesi di laurea su quello che è la violenza dentro casa. Oh, ripetiamo, vogliamo spendere quei 265.000 euro che sono nel bilancio attivo attualmente in essere, eventualmente chiederne altri nel prossimo bilancio. Ma gli impegni per fare le cose si fanno impegnandoli i soldi, non scrivendo, richiedendo fondi.
quella è una richiesta generica. L'impegno di spesa, magari ce lo spiegheranno anche e ce l'hanno già spiegato gli uffici in tutti questi anni, ma l'ha fatto l'impegno di spesa? Ma l'ha fatto l'impegno di spesa? Diversamente non si può fare nulla. Quindi i centri antiviolenza, che è una pagina intera che ho stampato, che stanno su tutta Roma e sono venuti a manifestare sotto il Campidoglio, il sindaco ha rasserenato tutto dicendo i soldi ci stanno, saranno ben felici quando vedranno un impegno di spesa attivato. Fine. Grazie consiglieri. Certo, consigliere Lazzari, ha facoltà di parola. Vi ricordo, buongiorno, che siamo ancora in discussione generale perché sì, dovevamo votare l'emendamento, poi ci sono stati interventi di vario tipo, quindi adesso io spero che gli interventi finiscano, eravamo passati alla... Grazie Presidente, consiglieri, buonasera. Nell'ambito delle politiche sociali, la salvaguardia delle persone che non hanno difese verso le situazioni di conflitto relazionale è senz'altro la missione più alta e più sentita. La situazione gestionale dell'amministrazione comunale in cui ci siamo trovati all'insediamento è stata senza dubbio piena di problemi e soprattutto di ostacoli lasciati a bella posta. L'impegno di programma del Movimento 5 Stelle è ampiamente volto a dare supporto alla strutturazione dei centri antiviolenza, valorizzando lo strumento della semiautonomia e degli sportelli di ascolto. Ora, nella visione più ampia della materia sociale, è necessario procedere ad una ristrutturazione dei servizi prestati al cittadino, poiché, forse questo è da ricordare, negli ultimi 15 anni le amministrazioni hanno teso ad esternalizzare tutti i processi, con la conseguente dolorosa del mancato controllo dei fondi destinati ad essi e dall'opacità della qualità del personale impiegato. Questo comporterà una rivoluzione copernicana del metodo di gestione ed operatività dei servizi sociali, ed in questi è sicuramente compreso il trattamento delle conseguenze della violenza di genere, con l'istituzione di centri che potranno avvalersi di personale professionalmente riconosciuto, inserito in un circuito virtuoso di efficacia operativa, trasparenza gestionale, rispetto della privacy, e la persona che si affiderà al trattamento socio-psicologico della situazione che contro la sua volontà l'ha coinvolta avrà tutte le garanzie necessarie di cui potrà avvalersi in questi centri. Parlare adesso di impegno di spesa ci farebbe ricadere in meschine speculazioni sul tema, che nella drammaticità del quotidiano ci addolora con episodi purtroppo di oggi, di ieri, dell'altro ieri, sempre più frequenti e cruenti. È doveroso affermare che l'impegno di questa amministrazione è già volto da tempo a prodigare risorse per fronteggiare le conseguenze del fenomeno ed a favorire percorsi socio-educativi atti a modificare gli atteggiamenti devianti delle persone che vuoi per usi ancestrali delle relazioni affettive e vuoi per idee pregiudiziali nei confronti delle libertà sessuali potrebbero essere indotte alla violenza contro l'individuo, donna o uomo che sia. Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo alla dichiarazione. La facciamo presentare prima dalla consigliera Cerconi, dell'emendamento, sì. Sì, stavamo notando proprio questo, che i due emendamenti sono molto simili, perché anche l'altro, a firma Ciancio Vitrotti, chiede di sostituire attivarsi presso le istituzioni comunali al fine di reperire i fondi necessari a istituire nuovi centri antiviolenza e servizi richiesti, di sostituirlo con impegnare le somme già disponibili a favore dei centri antiviolenza e reperire ulteriori fondi nel prossimo bilancio utile necessari ad istituire nuovi centri antiviolenza e servizi richiesti. Quindi la richiesta è diciamo la stessa, quindi facciamo una discussione unica sul tema. Allora, io sì, ho solamente aggiunto, perché questa era una richiesta unanime e ci sembrava abbastanza scontato. Non ho parlato quando abbiamo discusso l'argomento principale, faccio solo un secondo, una piccola digressione. Allora, l'atto, mi voglio prendere in parte un merito,
perché mi ci sono messa con molta buona volontà in commissione e i consiglieri insomma se ne sono resi conto, perché ho ritenuto veramente fondamentale un argomento del genere. Ancor più fondamentale, io capisco che è brutto da dire, perché chi governa si trova in una situazione di assenza di fondi. Ma il problema principale che si era che avevamo notato era che il PD tra virgolette accusava una mancanza, cioè un taglio di fondi, 300.000 euro, il 5 Stelle ribatteva dicendo i fondi ci sono stati accantonati. Ora, per chiarezza, perché come voi sapete tanti ci guardano, bisogna dire una cosa: i fondi che sono accantonati ma non inseriti in voci, e questo è il motivo per il quale ho proposto l'emendamento, e non sono inseriti in voci di bilancio, rimangono così, campati per aria. La volontà di prendere quei fondi accantonati e di, passatemi il termine poco economico, però poco da bilancio, e metterli e chiedere che vengano messi su dei centri antiviolenza, significa vincolarli a quell'indirizzo, cioè significa che questo municipio ritiene prioritario, dando un indirizzo del genere, avere quei fondi a disposizione per percorsi e quant'altro, per percorsi, apertura di nuovi centri. Il fatto che non si è voluta negare la possibilità di reperire altri fondi, ma io credo che questo municipio, proprio per la concretezza che il Movimento 5 Stelle, di cui il Movimento 5 Stelle parla, debba fare i conti con il bilancio. Perché senza soldi non andiamo da nessuna parte, perché non abbiamo risorse illimitate, e questa è la grande sfida della politica. Quindi benissimo se ne riusciremo a trovare degli altri, ma i 300.000 o quelli che sono accantonati li vogliamo utilizzare per questo, o vogliamo dire che tra due mesi nessuno ha trovato fondi, che non è che usciranno così, noi ci rendiamo conto, noi in commissione sociale tutti i giorni, anche oggi ne abbiamo parlato, abbiamo problemi con gli IC, abbiamo problemi con i fondi per la scuola, abbiamo i problemi per le politiche sociali, abbiamo problemi per le politiche abitative, i fondi non è che in bilancio si trovano così, reperire altri fondi, cioè ma dove li vanno a prendere altri fondi che non ci bastano per i servizi essenziali? Altri fondi, mi dispiace dirlo, non verranno trovati. Allora la nostra unica mossa possibile è chiedere intanto che vengano stanziati quelli che ci stanno, quindi il gruzzoletto che ci sta, intanto mettiamolo là sopra, poi ci mettiamo un bel più, quindi se a loro buon cuore il comune riuscirà a trovare altri fondi, riusciremo ad impegnare anche quelli, ma senza intanto iniziare da quei fondi. Io cittadino vengo qua e ti chiedo: perché oggi quei fondi tu non me l'hai stanziato? Che cosa ci vuoi fare con quei fondi? Ci sono altri indirizzi per altri indirizzi politici su quei fondi? Perché se altri indirizzi politici non ci sono, forse non li avete detti a noi, forse ci sono. Io mi chiedo, se questo è prioritario, perché portare un atto condiviso è prioritario, perché non iniziare proprio da quei fondi e partire con un piede giusto, visto che ogni volta che noi parliamo ci mancano i fondi? Però non possiamo neanche nasconderci dietro l'albero e dire eh no, i fondi, parlare sempre di soldi e di fondi, perché senza fondi e senza soldi qua non andiamo avanti e ai cittadini non garantiamo neanche i servizi essenziali. Grazie. Questo è il motivo. Sì, consigliere Lazzari, sì. Ah sì, pensavo che ne facciamo... Allora facciamolo tutto insieme, così fanno la presentazione e poi c'è la discussione. Sì. Sono praticamente identiche. La discussione se l'è fatta. Però la discussione è lo stesso argomento, quindi si può discutere se l'Aula è d'accordo. Sì, vediamo se l'Aula è d'accordo a volerla discutere insieme. L'avevamo detto prima, l'avevamo dato per assodato, nessuno si era opposto. Sì. Intanto dobbiamo dire all'Aula che gli emendamenti, uno è soppressivo e l'altro è aggiuntivo, se non vado errato. Qual è soppressivo? Non lo so, lo deve dire il Presidente, perché ho visto il mio che è soppressivo del quinto punto e quindi sostituisce integralmente il nuovo punto. Se invece è aggiuntivo vuol dire che non modifichiamo nulla, quindi un aggiuntivo in più. Allora. Perfetto. Dopo le parole al fine di impegnare i fondi accantonati al bilancio, quindi è aggiuntivo.
quello firma Ciancio Vitrotti è sostitutivo perché chiede di... Solo di un punto, il quinto punto. Sì, un attimo, ma è simile perché chiede, la sostituzione significa aggiungere, reperire, impegnare nel bilancio impegnare le somme già disponibili a favore dei centri antiviolenza. Quindi, anche se è una sostituzione, è... L'argomento è lo chiedere stesso. Chiedere 3 no. minuti di pausa con i capigruppo perché in modo tale che si rendano conto, perché secondo me non... Allora, io la rileggo, no, perché è molto semplice. Allora, mi scusi Presidente, solo una cosa tecnica. Allora, io si sta facendo confusione e non era stata fatta all'inizio. Allora, l'emendamento a firma Cerconi è un emendamento aggiuntivo. E chiede di aggiungere le seguenti parole, laddove nel risolve: impegnare i fondi accantonati in bilancio. Quello invece a firma Vitrotti e Ciancio è chiamato sostitutivo perché cambia la frase. E come cambia la frase? Impegnando le somme già disponibili a favore dei centri antiviolenza. E reperire ulteriori fondi, quello già c'è. Quello già c'è. No, mi perdoni, devo dire una cosa, perché è sostitutivo? Perché si contraddice. Sì, ma io guardi, non sto dicendo quello, sto dicendo che abbiamo detto. Mi scusi, mi fa finire. No, volevo solo dire, è per questo motivo che abbiamo chiesto la discussione unica, nessuno si è opposto, adesso lei. Presentare il mio perché... Ma scusi, ma nessuno le sta dicendo il contrario, le stiamo dicendo sì da 5 minuti. No, lei ma abbiamo fatto un cavillo che lei non ha notato, glielo dico e ce lo dica, glielo stiamo chiedendo da 5 minuti, ce lo dica. Quando c'è scritto al quarto punto, attivarsi, leggo la risoluzione, presso le istituzioni comunali. Perché dico che deve essere sostitutivo? Perché al terzo punto ci rivolgiamo ad altri enti anche, quindi non possiamo rivolgerci solamente all'istituzione comunale. Quindi o cassiamo istituzioni comunali perché al rigo precedente viene menzionata la Regione Lazio ed altri enti, oppure deve essere sostitutivo integralmente. Ecco perché diventa sostitutivo. Grazie Presidente. No, cioè, ma che se... Però si può limare. Scusate una cosa, possiamo un secondo sospetto? Perché io credo che loro non abbiano, non so se avete capito dove viene inserito, perché... No, perché dovrebbe leggere la frase completa, cioè nel senso post emendamento io ho messo attivarsi presso le istituzioni comunali al fine di... Poi impegnare fondi già stanziati in bilancio e reperire i fondi necessari a istituire nuovi centri antiviolenza. Questa è la proposta aggiuntiva. Sostitutiva invece è quella che hanno letto. Sostituire, attivarsi, l'ultimo capoverso, il punto 5, che oggi recita attivarsi presso le istituzioni comunali al fine di reperire i fondi necessari a istituire nuovi centri antiviolenza e servizi richiesti, sostituire questo punto con impegnare le somme già disponibili, quindi togliendo le istituzioni comunali, a favore dei centri antiviolenza e reperire ulteriori fondi nel prossimo bilancio utile necessari a istituire nuovi centri antiviolenza e servizi richiesti. Dovrebbero essere stampati e consegnati, perché secondo me, io non so se... No, io ho intenzione di farla passare adesso, di farla girare. Senza fare le foto, sono originali quelli, non le perdiamo? Sì, sono le originali, ma questi ci sono. No, vabbè, se volete facciamo magari le cose. Guardi, Presidente, pure le altre volte noi sospendevamo un attimo in commissione capigruppo, solo per organizzarci e vedere e spiegare... Cioè, per capire come poteva essere di 3 minuti. No, non è sospeso il consiglio. Possiamo fare delle fotocopie, Presidente, se preferisce. Come volete voi.
Allora. Sostituzione? Viene richiesta una sostituzione? Una sospensione, scusate. C'è bisogno di una sospensione per chiarimenti? No, la sospensione della riunione e poi i capigruppo si incontrano di là. Sì, io direi 5-10 minuti, 10 minuti. Sì, pure per me 5. Chiedo ai consiglieri di voler prendere posto così possiamo ricominciare la seduta in tempi brevi. Bene. Allora. Le due proposte di emendamenti, uno aggiuntivo e uno sostitutivo, verranno votate in ogni caso separatamente perché non vengono accorpate e quindi procediamo alla... Sì. La discussione è allora... Cioè la sospensione per capigruppo non è che è sospesa perché loro devono convincere me e Ciancio ad andare d'accordo su un emendamento. Non era quello, è che volevamo anche capire se intendevate fare una mozione sola e se votava solamente una e un emendamento solo e se ne votava solamente uno. Se noi facciamo la capigruppo e il 5 Stelle ci dice comunque ve le abbocciamo, appunto, stiamo dicendo, le votiamo separatamente, non ci sarà nessuna fusione dei due emendamenti e verranno votati separatamente. Quindi discussione separata sul primo emendamento che è quello portato dalla consigliera Cerconi, l'ha già illustrato. Il consigliere Ciancio ha già illustrato il suo, vuole ulteriormente? Sì, volevo sapere solo, visto che la discussione è unica, se l'aveva già. Benissimo. Allora, votiamo l'emendamento proposto dalla consigliera Cerconi. Ci sono dichiarazioni di voto? No, procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? L'emendamento viene così respinto. C'è il secondo emendamento sostitutivo a firma Ciancio Vitrotti. Ci sono sì interventi su questo? Sì, lo ripeto. Sostituire il punto 5 che adesso recita così, attivarsi presso le istituzioni comunali al fine di reperire i fondi necessari a istituire nuovi centri antiviolenza e i servizi richiesti, con, invece sostituire con, impegnare le somme già disponibili a favore dei centri antiviolenza e reperire ulteriori fondi nel prossimo bilancio utile necessari a istituire nuovi centri antiviolenza e i servizi richiesti. Interventi non ce ne sono, ce n'è uno. Benissimo, consigliere. Grazie, Lazzari. Presidente. Allora, in commissione abbiamo già discusso veramente, comunque vabbè, sembra che evidentemente non abbiamo parlato chiaramente su quello che era l'intenzione della nostra amministrazione. Allora, quando si impegnano dei soldi in un bilancio, non è stato fatto un contratto con questi soldi con cui vogliamo fare l'impegno del bilancio. Il contratto sarebbe stato fatto al momento in cui il caro commissario Tronca, nominato dal nostro governo così illuminato, avesse proceduto all'espletamento dei bandi, alla comunicazione, alla formulazione della legge anticorruzione e quindi poi alla compiutezza dell'atto in se stesso e dell'impegno dovuto. Visto che il commissario non è stato capace di poter fare queste cose, le
cifre, i numeri, guardate bene la differenza, non stiamo parlando della stessa cosa, i numeri, non i soldi, i numeri volatilizzano perché non c'è più la voce di spesa, ok? Aspettate, ma chi ha tagliato? Non parlate a vanvera, per favore, parlate compiutamente, io non voglio fare polemiche, voglio soltanto fare un chiarimento, se poi mi fate parlare, se mi fate finire da parlare... Posso? Allora, visto che qualcuno già parlava a suo tempo di assestamento del bilancio, essendo già stato espletato con la formulazione di spese per le politiche sociali di 9 milioni di euro, di cui 2 milioni 495 mila destinati al settimo municipio, e qui stiamo parlando di altre cifre, insomma, di minore entità, non di minore importanza, di minore entità. Stare a parlare adesso di quelle cifre che sono chiaramente come numero, ripeto, non come denari, ma come numero sono stati chiaramente, non esistono più, non essendoci la voce di spesa, perché purtroppo non è stato espletato il bilancio, il bando, il numero chiaramente sparisce, ma i soldi ci sono, abbiamo già chiarificato la cosa in commissione, qui è evidente la chiarifichiamo ancora di più un'altra volta, abbiamo detto che già l'impegno c'è, di 9 milioni di euro per i servizi sociali e 2.495.000 per il settimo municipio, quindi l'impegno per i centri antiviolenza mi sembra ampiamente soddisfatto dal punto di vista monetario. Poi qualcuno ha detto controlleremo, ma io sono più che contento quando qualcuno controlla, c'era un mio datore di lavoro che anticamente mi diceva venga a controllare il lavoro che fai, ma vieni tutti i giorni così mi dai una mano a fare quello che devo fare, se faccio qualcosa di sbagliato, qualche errore me lo dici, mi stai sopra, mi guardi, mi correggi, io faccio bene il mio lavoro, non ho mai negata il controllo da parte del datore di lavoro, anzi ero contento che venisse, quindi sta a voi la vostra funzione. Grazie. Consigliera Cerconi. Guardi, sono così contenta di aver scoperto oggi che hanno messo così tanti soldi sul sociale, che come dicevo prima, lo faccio anche per fatto personale, verremo a ricontrollare. Questo significa che voi vi siete assunti oggi l'impegno, che da qui, visto che in assestamento di bilancio, insomma, i soldi li abbiamo stanziati ampiamente, significa che da qui a qualche mese si inizierà e si procederà a scrivere quello che sta scritto qua. Quando però verremo a chiedervelo, io mi auguro che sarà fatto, qualora non fosse fatto però, poi non parlate di posizioni politiche contrastanti, perché il problema che oggi ci avete espresso qua è che quei fondi concretamente a moneta non ci sono. Vabbè, allora, quindi a moneta ci sono, allora che serve reperirne altri se ci sono? Cioè, io non capisco questo, mi dite che ci sono, se ci sono li stanziamo, se non ci sono ne dobbiamo reperire altri, se ne vogliamo reperire altri, benissimo, questa opposizione controllerà, dopodiché ovviamente se questo non sarà fatto poi però, quando sui giornali o sui mass media uscirà che non è stato fatto, e ovviamente in questo caso poi ognuno si assumerà le responsabilità, visto che per l'ennesima volta questo atto, Presidente, deve sapere che l'ha redatto quasi totalmente la sottoscritta, perché a luglio loro, subito dopo l'hanno presentata loro, si scannavano su questi 300.000 euro perché così è che è andata la faccenda, io l'ho scritto. Detto questo, visto che la mia disponibilità penso che oggi sia terminata, perché da quando ho iniziato ho proposto, ho scritto, ho emendato, che è tutto ciò che un'opposizione può fare, e mai in nessun caso è stato preso in considerazione. Ho detto ai miei colleghi, cortesemente, la prossima volta che tento di dare un mio contributo, azzittitemi, perché questa maggioranza purtroppo non lo merita, perché fino adesso non c'è stato un momento, e questa è Fratelli d'Italia. Vi ricordo che ha anche votato le linee programmatiche, quindi quando parlate, Fratelli d'Italia, lo so che qualche no, l'ho votato, ma sa perché? Per presa ma scusate,
Non credo che sia questa la discussione. Le ho votate e concludo esclusivamente per con molto senso di responsabilità, e l'ho dimostrato appoggiando il PD e appoggiando quando serviva il Movimento 5 Stelle. Detto questo, Fratelli d'Italia esce dall'aula molto amareggiato, perché è una maggioranza che non condivide e non è aperta assolutamente al dialogo. Ci sono altri interventi? No, ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Sì. Allora, sostituiamo uno scrutatore perché, vabbè, tanto facciamo subito il voto. Benissimo. Dunque, sì, dichiarazioni di voto? Non ci sono. Votazione. Favorevoli? Contrari? 15-8. L'emendamento viene respinto con 11, con 14. Cosa? Però aveva alzato la mano. Allora, chiarifichiamo. Va bene, allora correggiamo? Correggiamo, ci sono 7 favorevoli, un astenuto e 15 contrari, quindi l'emendamento viene respinto. Ok, sostituiamo subito il consigliere Carlone, che scusatore. Sì, no, dunque sostituiamo subito il consigliere Carlone come scrutatore. Può... Sì, allora il consigliere Ciancio può fare da scrutatore, quindi al posto del consigliere Carlone. Niente, abbiamo, non ci sono, non ci sono i verbali, no? No, però dobbiamo dare l'altro. Ok, sì, sì. Ok, dichiarazioni di voto sull'atto. Una, del consigliere Tor, due. Io già l'ho espresso altre volte, che io non guardo chi presenta la risoluzione, se la presenta il PD, Fratelli d'Italia, 5 Stelle. Io voto rispetto alla concretezza della risoluzione. Rispetto a questa risoluzione io già ho ribadito i passaggi nell'intervento precedente. Qui c'è scritto attivarsi presso le istituzioni comunali al fine di reperire i fondi necessari a istituire nuovi centri antiviolenza. Ho votato pure a favore di un'aggiunta da parte della consigliera Fratelli d'Italia, però mi sembra che la risoluzione sia una risoluzione comunque positiva, e proprio perché è comunque positiva io voto a favore. Altre dichiarazioni, la consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente, dichiarazione di voto da parte del Partito Democratico. Nonostante noi, come abbiamo già detto, pensiamo che l'impegno di spesa sia un fattore fondamentale quando questo Consiglio si impegna in qualcosa, però pensiamo tuttavia, anche perché vi ricordiamo che quest'atto l'aveva proposto il Partito Democratico, e quindi siamo contenti che questa maggioranza abbia voluto accogliere questa urgenza. Crediamo però che appunto governare significhi assumersi delle responsabilità, e in questo caso tocca a voi, dato che il consigliere Lazzari ci ha tranquillizzato rispetto al fatto che questi soldi in bilancio ci sono, e dato che questa è una discussione pubblica che avviene oltretutto in un momento particolare, perché come ricordava prima la consigliera Vitrotti, è di poche ore fa la notizia che c'è stato un ennesimo atto di violenza alla stazione Tuscolana, e quindi siamo convinti che questa maggioranza non dichiarerebbe una cosa del genere con tanta leggerezza, a maggior ragione in questo momento. Ci avete convinto, controlleremo, il Partito Democratico vota a favore. Ci sono altre dichiarazioni? Grazie Presidente. Allora, questo,
Questa proposta di risoluzione, come tutti sanno, ormai è passata già in commissione, è stata discussa ampiamente, è stata votata e ha raggruppato tutte le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle vota sì. Passiamo quindi alla votazione. Allora, i favorevoli a questa risoluzione? Non puoi. La risoluzione viene quindi approvata all'unanimità. Chiudiamo qui la seduta di oggi.